Ciao a tutti, sono Martin e oggi vi faccio vedere un nuovo ritocco di una macchina, quindi un bel color retouching usando sempre il path blur insieme al nuovo spin blur. Faremo girare le ruote a Photoshop, per non dire altro. Allora, quello che realizzeremo è una macchina come questa che corre velocissima con questi bei effetti di flare in maniera professionale. Utilizzeremo le maschere. Se non conoscete le maschere, potrebbe essere il tutorial non adatto per voi, perché utilizzeremo delle metodologie parecchio complesse nella gestione delle maschere. Per questo motivo è un tutorial adatto solo a persone già ad un buon livello, appunto, nell'utilizzo delle maschere, altrimenti vi potreste perdere un pochino, ok? Allora, passiamo all'immagine iniziale. Questa è l'immagine iniziale. Immagine iniziale, molto carina. E come prima cosa facciamo girare le ruote. Allora, come mio solito, creo una copia del livello e lo clacchiamo spin. Ok, questo sarà il nostro spin blur. Faccio clic destro sul livello, converto in oggetto avanzato. Faccio questa cosa in modo che, una volta applicato il filtro sul livello, questi non solo potrà essere rieditato quante volte mi pare, quindi correggere eventuali errori, ma avrò a disposizione una maschera in più dedicata esclusivamente al filtro. Quindi vado su filtro, blur gallery, spin blur. Quando clicco su un filtro si apre questa finestra qui con un effetto già bello che pronto. Io tolgo la spunta su preview, in questo modo il mio computer si affatica molto di meno. Posiziono il centro dell'effetto esattamente al centro della ruota e adatto la forma del diametro del spin blur, del blur appunto che realizza la rotazione della macchina, del cerchio della macchina, esattamente la dimensione delle ruote. Questi cursori che sto spostando in questo istante definiscono in qualche modo l'ampiezza del spin blur. Attivo il preview così vedete che cosa fa. Ecco qui, vedete l'angolo del blur di 90 gradi, un po' troppo forte. Portiamolo ad esempio a 15, ho visto a 15 funziona abbastanza bene, eccolo qua. Se invece sposto questi, l'ampiezza è più o meno grande, ok? Visto che io voglio far girare soprattutto la parte del cerchio, lo posiziono più o meno in questa posizione e abbasso di un paio di gradi la rotazione del blur. Tolgo di nuovo la preview, mi sposto verso la ruota posteriore, clicco esattamente nel centro della ruota e faccio esattamente la stessa cosa. Non c'è bisogno di spiegare più di tanto, perché mi sembra che la cosa sia abbastanza intuitiva, no? Ok, anche qui attivo un attimino la preview giusto per vedere se sta funzionando tutto come dovrebbe. Eccolo qua, perfetto, si sta muovendo bene. Perfetto, tolgo preview, attivo l'alta qualità e faccio clic su ok. Photoshop ci pensa un attimino, io mi faccio un sorso di Red Bull. Ecco qui, spin blur attivato con la sua maschera dell'oggetto avanzato e la possibilità di riaccedere cliccando due volte sulla blur gallery al spin blur che abbiamo appena attivato. Quindi ecco qui, in maniera abbastanza realistica, le ruote della macchina stanno girando. Ora si tratta di far muovere anche il paesaggio, quindi creare l'effetto movimento. Creiamo l'effetto movimento semplicemente duplicando lo sfondo, che chiamerò main blur, lo posiziono sopra allo spin blur, trasformo in oggetto avanzato e
filtro Blur Gallery e Path Blur. Path Blur l'abbiamo già utilizzato nello scorso tutorial con la BMW blu, quindi se non sapete come si utilizza vi consiglio di vedere quel tutorial dove sono andato abbastanza a fondo. Posiziono quindi il punto di partenza all'estremità destra della foto e il punto di uscita alla sinistra. Aumento un po' questo taper che non ho idea di cosa sia, ma fondamentalmente fa sembrare la foto un po' più realistica. Tolgo il centered blur perché a me non interessa avere il motion blur sia a destra che a sinistra dei pixel, a me interessa creare un effetto movimento, e quindi mi interessa sfocare soprattutto la coda della macchina, quindi da destra a sinistra, esattamente nella direzione in cui va il tracciato che ho appena creato. Quindi se tolgo il centered blur ottengo esattamente questo, ossia mi si sfoca solo la coda della macchina. Creo un altro tracciato qua in mezzo, sempre seguendo la logica appunto del path blur, che è leggermente differente da quella di quando si utilizza Virtual Rig. Virtual Rig è un software fatto apposta per il blur professionale, diciamo, per il motion blur professionale, perché ci permette di assegnare a ognuno di questi punti un valore di velocità completamente differente. Qui in Photoshop si può fare utilizzando il end point speed, però diciamo ancora non ci siamo, ma non è così avanzato come Virtual Rig. Nonostante tutto però i risultati non sono malvagissimi, dai, ci si può stare, insomma. Ok, a questo punto fammi aumentare un pochino qua, cerchiamo di far uscire fuori una cosa carina. Ovviamente consideriamo sempre che questo è un tutorial, quindi vado un po' più di fretta, se dovesse essere un progetto effettivo probabilmente ci metterei molto di più. Tolgo preview, attivo high quality, così abbiamo una renderizzazione del filtro di alta qualità, appunto. Faccio clic su ok e Photoshop ci pensa un attimino e mi renderizzerà il path blur. Il path blur, come vedete, sta consumando parecchie risorse del mio MacBook Pro, che essendo Pro mi sarei aspettato un po' più di velocità. Spero anche che con gli prossimi update di Photoshop CC 2014 magari riescano a ottimizzare un po' di più l'applicazione di questi filtri, anche se sicuramente non sono leggerissimi. Mettiamo gli ideali. Eccolo qua. Allora, abbiamo applicato il main blur. Ho applicato il main blur. Che cosa manca? Manca vedere la macchina a fuoco e manca vedere lo spin blur attraverso le ruote. Quindi la prima cosa, se siete stati già svegli e vi siete scontornati la macchina precedentemente perché sapete che lo dovevamo mettere a fuoco attraverso la penna, vi sarete creati anche la vostra maschera qui nei canali, e quindi adesso sarà una passeggiata. Quindi cliccherò sulla maschera dell'oggetto avanzato nel livello main blur, premo il tasto Command sul Mac o Control sul PC e clicco semplicemente nella maschera creata precedentemente e salvata nei canali. A questo punto sulla maschera Alt Backspace coloro con il nero e quindi ecco qui che la mia macchina è di nuovo a fuoco. Ops, abbiamo questa coda qui, ok? Quindi chissà come si toglie questa coda. Se avete seguito il tutorial precedente sapete esattamente come si fa. Dobbiamo fare una cosa fantastica che si chiama Inverse Blur, un termine che ho coniato io.
L'inverse blur, a che cosa mi serve? Fondamentalmente lo riassumo un attimo al volo mentre Photoshop sta pensando. Per togliere questa parte potrei o usare il clone o ridipingere quell'aria. Oppure ho pensato, potrei invertire il blur così tanto crea la sfocatura, che sarà sicuramente molto simile a quella che c'è già, però visto che è un blur che andrà da sinistra a destra, non centrato, mi sfocherà solo il muso della macchina e mi lascerà a fuoco il culo. E quindi ho pensato, facciamo questo inverse blur. Quindi mi sono documentato sui forum Adobe, tutto quanto, non esiste la possibilità di invertire il blur. Quindi lo faremo a mano. Quindi chiamo questo livello inverse B, lo posiziono sotto al main blur, nascondo il livello main blur. Apro il gruppo, clicco su Blur Gallery per ritornare. Toma, siediti. Sit. Ah, il mio cane si è svegliato. Allora, perfetto. Quindi adesso abbiamo i tracciati che vanno da destra a sinistra. Ok? Io devo fare esattamente la cosa opposta. Quindi porto l'ultimo punto da sinistra a destra e quindi il primo alla fine. Così vedete la freccia va da sinistra a destra. E faccio la stessa uguale identica cosa per tutti i punti che stanno componendo il mio progetto. Eccoci qua e eccoci qua. E faccio la stessa cosa anche per di qua. La cosa che francamente non capisco moltissimo è perché, essendo la preview disattivata, lui comunque mi sta facendo vedere il blur. Forse abbiamo trovato un bug o forse è una logica tutta sua. Ok, quindi ho invertito il tracciato. Quindi adesso abbiamo un blur che va da sinistra a destra, sempre il blur è sempre disattivato, così ecco qui che si sta sfocando solo la parte anteriore della macchina, riattivo di nuovo alta qualità, clicco su ok e Photoshop ci pensa di nuovo un attimino e aspettiamo che finisce. Ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, il blur è sparito perché è stato posizionato appunto qua davanti, ok? Però mi interessava appunto farlo sparire da qui. Riattivo il mio main blur, creo una cartellina che chiamerò main B e dentro la cartellina ci metterò appunto il mio blur. Applico alla cartellina una maschera. Prendo un pennellino, più o meno così, 156, flusso un po' più alto, se no ci mettiamo una vita, colore di primo piano nero e vado a togliere appunto il blur. Mamma mia, quanto sono fiero di questa tecnica qui, non potete capire. Ok, allora questo lo possiamo anche lasciare forse. Perfetto, quindi abbiamo tolto il blur. Adesso però dobbiamo far uscire fuori questo spin. Per far uscire lo spin, applichiamo una maschera al main blur e al inverse blur. Andiamo a togliere al main blur. Eccolo qua, coloriamo di nero quindi sulla maschera del main. Attenzione che qua stanno a fare casino. Ok, è la stessa cosa anche sulla ruota anteriore.
Perfetto. E faremo la stessa cosa anche sulla maschera che si trova sotto. Avrei potuto duplicare la maschera, ma francamente mi piace fare così. Ci si diverte. So ragazzi, ci divertiamo, ok? Quindi ecco qui nello spin blur mi si vede la sfocatura qua. In questi due casi non ce l'ho. Perché non ce l'ho? Cerchiamo di recuperarla. Per recuperarla bisogna andarci piano piano e recuperarla. Ta, ta, ta. Allora, per risolvere velocemente questa situazione qua, perché tra tutte queste maschere potremmo anche andare a impazzire, faremo un veloce tweak, faremo un trucchettino, ok? Quindi seleziono quest'area che vedete qui, modifica, copia elementi uniti e incollo. Photoshop incolla questa area qui, che io vado a sfocare. Filtro blur, motion blur, il caro vecchio antico motion blur. L'angolo lo lascio a zero, la distanza cerco di simulare più o meno quello che vedo, magari aumentiamo anche un pochino, 32, metto su ok, applico la maschera, vedete? Qui abbiamo creato un bel blur. Magari applichiamoglielo un'altra volta, motion blur, ancora un po', eccoci qua, e a questo punto sfrutterò la maschera appunto del motion, quindi mi posiziono sulla maschera, prendo il pennello nero e vado a togliere quello che non mi serve, ossia il blur dall'auto. O meglio, dai cerchioni, soprattutto nella zona in cui ho lo spin. Ok, in tutta questa zona qua. Boom, boom. Perfetto. Boom, boom. Bah, fantastico. Ok. Quindi un piccolo... un piccolo trucchetto per togliere... una cosa che avremmo potuto fare attraverso le maschere, però ci avremmo messo un po' troppo tempo. Ok, ci siamo quasi. Piccoli aggiustamenti. Facciamo refine. Rifiniamo alcune aree, come ad esempio queste erbacce qui. Possiamo farlo in tantissimi modi. Posso prendere ad esempio il clone e piano piano andare a clonare via tutte queste erbette qui, che sulla macchina proprio non ci piacciono, magari da qualche altra parte sì, ma sulla macchina proprio non vanno bene. Ok, quindi togliamo queste erbettine qua. Ovviamente sapete benissimo come farlo, non mi dilungo troppo sul clone, anche perché non abbiamo tutto questo tempo e la voglia di stare a guardare come si usa il clone. Ok. Giusto, considerate anche la tecnica che potete prendere il pennello col tasto Alt, potete clonare un colore, potete campionare un colore e quindi ridisegnarvi alcune aree. Ad esempio qui potrei prendere il clone e ridisegnare completamente quest'area qui, ok, così per renderla un po' più precisa, ok? Perfetto, allora il nostro obiettivo comunque l'abbiamo ottenuto, abbiamo fatto viaggiare questa macchina alla velocità della luce e adesso andiamo a crearci il nostro bellissimo flare. Allora, che faccio? Creo un livello di regolazione gradiente. Entro, clicco su quest'area qui del gradiente, così accedo alle proprietà del gradiente e creo un gradiente che mi piace, in particolare ad esempio forma di sole. Io già precedentemente ne avevo fatti alcuni qua, quindi adesso vi faccio vedere come si fa. Questi quadratini che vedete qui sotto
sono dei quadratini ai quali posso assegnare il colore. Quindi, ad esempio, clicco su questo quadratino qui, clicco su colore e assegno il nero. Clicco su quest'ultimo, clicco sulla casella del colore e assegno il bianco. Per assicurarmi che i colori non siano trasparenti, clicco sui quadratini che si trovano in alto. I quadratini in alto decidono la trasparenza del colore. Ok? Quindi portiamo tutto al 100%. In quest'area qui vado a inserire un giallino, ad esempio un giallino come questo, e in quest'area qui vado a scegliere un arancione un po' più scuro che mi dia l'idea del sole. Col fatto che stiamo usando un livello di regolazione, potrò editare questa zona in qualsiasi istante. Stile, al posto di lineare, che appunto mi sta creando, vedete, una linea, quindi uno stile lineare, metterò radiale, ossia un cerchio. Però io voglio che il bianco sia all'interno e il nero all'esterno, quindi clicco su reverse. Perfetto, adesso vorrei il centro un po' più bianchiccio, quindi riclicco sulle proprietà del gradiente, avvicino un po' il bianco diciamo, avvicino il giallo più chiaro più vicino al bianco ed ecco qua che ottengo un bell'effetto. Clicco su ok e quindi su ok. Come faccio a sbarazzarmi del nero esterno? Al posto di normale metto il metodo di fusione in scolora screen e boom, come per magia, il nero se ne va. A questo punto prendo la freccia oppure premo il tasto V e sposto il flare. Come vedete, non si sposta assolutamente niente. Questo perché? Perché prima devo rasterizzare questo effetto. Rasterizzare l'effetto vuol dire togliere la possibilità di modificarlo dinamicamente. Ok? Quindi se siete proprio convinti dell'effetto che vedete, possiamo andare a rasterizzare. Clic destro sul livello, rasterize, rasterizza. Ecco qui che appare l'icona del sole, chiamiamolo bagliore. E lo posiziono ad esempio qui. A questo punto premo il tasto Command T o Ctrl T se siete sul PC. Tenendo premuto il tasto maiuscolo così mantengo le proporzioni, aumento, così mantengo le proporzioni, aumento la dimensione del bagliore, magari abbasso un pochino l'opacità. E adesso mi manca un'altra parte qui, perché qui mi piace in questa zona come si è colorato, però qui lo trovo ancora un po' slavaticcio. Faccio la copia del bagliore, me lo sposto semplicemente qua, Command T, gli cambio, questa volta senza tenere premuto il tasto maiuscolo, lo posiziono ad esempio in quest'area. Command U o Ctrl U per far uscire fuori il pannello di tonalità a saturazione che mi permette di cambiare leggermente la tonalità. Ok? A me piace una tonalità un po' più rossastra. Premo ok, clicco sulla maschera, prendo il pennello, un pennello molto grande. Un pennello grande o un grande pennello? Eccolo qua. E col nero attivo, che quindi nasconde l'effetto, vado a rifinire questa zona, ok? Pum, pum, una cosa del genere. Prendo il bianco perché vorrei dare una piccola colorazione in questa zona. E ci siamo. Ok, quindi questa era l'immagine iniziale, questo è l'effetto finale. L'effetto che ho ottenuto in questo esempio è un po' più forte, un po' più forte sicuramente, però fondamentalmente non mi dispiace. Ok, mettiamo così, rifiniamo un pochino, ecco qua. Ok? Una cosa che in quest'immagine non ho fatto, ma che farò
qui è semplicemente duplicare, quindi premo Command Alt maiuscolo E, filtro Lens Correction e vado su personalizzato e metto una piccola vignettatura giusto per accennare alla vignettatura che a me piace. Ci sono varie scuole di pensiero su questa cosa, c'è a chi piace, a chi no, a me sì, bella, se a voi no, semplicemente saltate questo passaggio, ok? Quindi vignettatura, perfetto, ok? Quindi ecco qui l'immagine, spero che avete imparato qualcosa di nuovo. Vi ricordo che sono da un po' di tempo che pubblico una volta a settimana come minimo, quindi se volete restare aggiornati sui tutorial che facciamo, segnatevi al canale, iscrivetevi al canale, così potete fare domande, chiedere altri corsi, altri tutorial. Se avete delle domande più specifiche che avete timore di fare in pubblico, me le potete chiedere su Twitter, su mail, su Facebook, insomma, dove vi pare. Sono a disposizione e è tutto. Vi ringrazio per aver visto il tutorial e ci vediamo al prossimo. Ciao!